Gianni Colaccioni dal Comitato Nazionale di Radicali Italiani, siamo all'ultima giornata in compagnia di Maurizio Reina dell'associazione Parte in Causa. Quindi Parte in Causa ha una rappresentanza qui in Comitato, in qualche modo è presente, e peraltro abbiamo visto anche Giovanna Devedag e Gabriele Ceccarelli, che insomma interessati ai lavori, che sono venuti e sono presenti anche oggi. Chiaramente facciamo una prima domanda sulle tematiche dell'associazione Parte in Causa. Come pensi, in qualche modo, le vedi in qualche modo rappresentate in questo dibattito del Comitato? Guarda, secondo me ancora con molta difficoltà, nella misura in cui effettivamente in questo comitato sono stati discussi tutta una serie di temi più afferenti alla struttura e all'organizzazione di Radicali Italiani, che sta vivendo in questa determinata fase storica un momento difficile, un momento di transizione. Io l'ho detto anche nel mio intervento, il problema è che i radicali hanno difficoltà a imporre non solo e non tanto loro stessi, quanto i temi di cui essi stessi sono portatori. Per cui cozziamo costantemente contro un muro di gomma. E anche quando diamo vita a, come dire, attività, a impegni veramente scarnificanti, no? Il digiuno di Marco Pannella da questo punto di vista è proprio esemplare come dire, del fare propria la battaglia, e arriva Monti, dà la pacca sulle spalle e non se ne fa nulla. Quindi c'è un problema effettivamente di ripensare l'incisività di radicali italiani nella scena politica, che è in questa fase nettamente prevalente. Io sono convinto che in un momento di maggiore serenità, magari in un altro congresso oppure in un'altra Comitato nazionale strutturato a meglio la questione, si riuscirà a fare cenno a tutta una serie di problemi, di tematiche, di sensibilità che pure nella storia radicale ci sono e che credo possono essere anche una fucina per un rilancio di un modo di essere radicale diverso, più visibile e più, come dire, sensato nel panorama politico italiano. Maurizio, parlando appunto dell'associazione Parte in Causa, sappiamo che in questo momento l'incarico di presidenza è vacante perché Francesco Puglia si è dimesso. Si prevede in qualche modo un appuntamento dell'associazione per sostituirlo in qualche modo, per dare appunto a questa associazione un nuovo presidente. Ma assolutamente, questo lo auspico, nel senso che poi in realtà il Presidente ha un ruolo, diciamo, di garanzia, e attualmente siamo impegnati su tutta una serie di fronti, di attività. Abbiamo una segretaria che si dà straordinariamente da fare ed è straordinariamente presente. Senz'altro dovremmo prendere in considerazione la nomina di un nuovo Presidente. Mi dispiace poi per come è andata la vicenda di Puglia. Ecco, io prima della costituzione dell'associazione di Puglia avevo letto appunto alcune cose, ma non avevo mai avuto occasione di particolari scambi, insomma ci siamo conosciuti in quella circostanza e non abbiamo avuto tempo e modo di conoscerci meglio. È andata così, via. Adesso cerchiamo di ristrutturare la cosa. Comunque l'associazione Parte in Causa è presente, sta facendo un sacco Parliamo di qualche iniziativa. Facendo un sacco di iniziative, e soprattutto ce ne sono in cantiere di nuove e interessanti, per esempio la questione dell'obiezione di coscienza. L'associazione Parte in Causa sta facendo tutta una serie di studi per vedere come poter chiedere l'applicazione della norma sull'obiezione di coscienza per la sperimentazione animale nelle università, nei corsi appunto universitari, eccetera, che è un qualcosa previsto dalla legge ma spesso completamente disatteso, gli studenti non lo sanno, non c'è informazione, eccetera. Io sono un avvocato, stiamo cercando di acquisire tutta una serie di informazioni in questo senso per dare vita a un'iniziativa che consenta agli studenti, se lo vogliono, di obiettare e quindi li renda consapevoli di avere questo diritto di, come dire, poter continuare negli studi scientifici anche a prescindere dalla sperimentazione animale, quindi in una prospettiva etica di, a nostro avviso, maggiore spessore. Non so se tu sai, io penso di sì, che l'associazione Parte in Causa, insomma, nella persona di Giovanna Devetag, ha uno spazio su Libri TV, una trasmissione che facciamo più o meno ogni 15 giorni, che si chiama Spazio Live. Saremo contenti di vederti anche a te un giorno. Ma molto volentieri, assolutamente, molto volentieri, molto volentieri. Allora ci coordiniamo con Giovanna Devetag per questa cosa. E vuoi lasciare un altro messaggio, un augurio, un auspicio per questo mondo radicale? Sì, senz'altro. Io
spero che i radicali riescano in questa circostanza veramente a ritrovare se stessi. Io devo dire, questo comitato mi ha lasciato almeno al momento, adesso dobbiamo ancora vedere il testo della mozione generale, dobbiamo ancora vedere le mozioni particolari, mi ha lasciato con un po' di amarezza, nel senso che qui appunto si è tanto parlato, anche radicali storici, radicali che avrebbero avuto la capacità di orientare l'andamento del comitato in un modo piuttosto che in un altro, li ho trovati poco incisivi, poco disponibili anche a uno scontro costruttivo, per carità, non distruttivo, con un vecchio modo di vedere il ruolo dei radicali. Io sono rimasto abbastanza stupito dal discorso di Marco Pannella. Come dire, dal comitato sono emersi tutta una serie di stanze, lui è arrivato, ha parlato di Ginevra, che era andato di qui, di lì, del Malì, per amor di Dio, ma insomma dice che farà appunto questa assemblea dei radicali italiani, però i transnazionali. Insomma, a me pare che dal comitato siano emerse delle istanze altre, cioè delle istanze che hanno come oggetto quello di vedere che cosa fare di radicali italiani, cioè il problema di una presenza politica elettorale di radicali italiani, che non ha, al momento mi sembra gestita in maniera assolutamente miope e inconclusiva e inconcludente. Radicali italiani naviga a vista. Naviga a vista, è completamente privo di metodo, e la vicenda Storace credo sia stata assolutamente esemplare di questo modo di condurre, un giorno così, un giorno cosà, disperatamente alla ricerca di un appoggio, di un ancoraggio. Credo che veramente vada ripensato il modo di essere radicale nelle istituzioni, che è qualcosa da cui non possiamo prescindere, attenzione, perché purtroppo per fare in modo che la politica vada in un certo modo, nella politica e nelle istituzioni dobbiamo fare in modo di esserci. Questo credo sia un aspetto assolutamente imprescindibile. Grazie a Maurizio Leina, appuntamento su Libri.tv. Grazie ancora.